del 1944, 10 gennaio 1944. Dice Maria: e poiché sono la madre, parlo io pure stringendovi al seno, per indurvi alla fede, figli miei, che vedo morire, nutriti come siete di tossico di morte. Ve ne prego per quel mio figlio che ho dato con dolorosa gioia per la vostra salvezza. Tornate sui sentieri del Cristo. Avete scritto il suo nome santissimo sui vostri sentieri, ma è un profanarlo. E se non fosse che il nemico vi offusca la mente e vi regge la mano forzandola a scrivere ciò che il buon senso non potrebbe indurvi a scrivere, quel nome benedetto non lo scrivereste sulle vie per le quali Satana viene a voi e sulle porte dei vostri grotteschi templi senza Dio, di senza Dio. Ma io dico per voi al Padre: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E vi chiedo al Padre Santo, poveri figli irretiti da Satana. Io ho vinto Satana in me e per gli uomini. Esso è sotto il mio piede. Lo vincerò anche in voi, purché veniate a me. Io sono la madre che l'amore ha fatta madre del bell'amore. Io sono quella in cui riposa, come in un'arca, la manna della grazia. Colma ne sono di grazia. Né Dio pone limite al mio potere di effonditrice di questo divino tesoro. Io sono la madre della verità, che in me si fece carne. Io sono la portatrice della speranza dell'uomo. Attraverso me la speranza dei patriarchi e dei profeti è divenuta realtà. Io sono la sede della sapienza, che mi fece sua e madre del Figlio di Dio. Venite, che io vi porti al Cristo, tenendovi per mano, con questa mia mano che ha sorretto i primi passi del Gesù Salvatore per le vie della terra e che gli ha insegnato a camminare perché sollecito salisse al Golgota per salvare voi. A me, i condannati che lotto per strappare al potere che vi trascina all'abisso per salvare al cielo. Guardate quanto ho pianto per voi, perché voi non siete coloro che cadono trascinati da peso di carne, così impetuoso e improvviso, che vi abbatte senza darvi tempo e modo di reagire. Voi siete quelli che tenacemente, scientemente, commettono la colpa che non è perdonata. L'ha detto il figlio mio. Voi negate la verità per farvi di menzogne nefande delle verità. Voi divenite luciferi e potreste essere angeli. Non chiedo molto da voi, sol che mi amiate come una madre, sol che mi chiamiate, il mio nome sarà già miele alle vostre labbra attossicate e sarà salvezza, perché dove è Maria, là è Gesù, e chi ama me non può non amare la verità che è il figlio delle mie carni. Io non rimprovero, io non condanno, io amo, unicamente amo. Non vi devo far paura, perché sono più mite di un'agnella e più pacifica dell'ulivo, tanto mite che superando le agnelle ho lasciato che mi venisse strappata dal seno la mia creatura e mi fosse sacrificata su cruento altare senza reagire, senza maledire. Tanto superiore all'ulivo,
che ho fatto da me stessa di me stessa oliva nella mola e mi sono fatta torchiare dal dolore per stillare dal mio verginale e materno cuore immacolato l'olio per medicare le vostre ferite e per consacrarvi al cielo. Posatemi nel grembo la testa malata, la guarirò e vi dirò le parole che la sapienza mi dice per condurre voi alla luce di Dio. Bene, concludiamo così con questo brano breve, ma penso tutti quanti ne cogliamo lo splendore, la bellezza. Nella sua bellissima meditazione, Don Pierpaolo prima ci ricordava assai opportunamente come nella Settimana Santa, particolarmente, nostro intento dovrebbe essere volgere tutto il nostro amore e la nostra gratitudine a Gesù, anche durante le meditazioni dei misteri dolorosi. Tante volte Gesù ha spiegato che pensare ai suoi dolori, soffrire per i suoi dolori, ricordare la sua passione, ruminare la sua passione, è per lui fonte di grande consolazione. Vede che almeno per qualcuno tutto questo immenso dolore non sarà inutile. Ecco. Io domani, se il Signore mi aiuta, ecco, cercherò di dire qualche cosa che possa spronare, ecco, in questa settimana a realizzare quello che chiamerò uno switch off. Non anticipo i temi dell'omelia di domani, insomma. Ma spegnere tutto questa settimana, ma proprio tutto. Non perché obbligati, ma per amore, ecco, per contemplare e ricambiare l'amore. Qui la Madonna ci dice delle cose molto belle, molto importanti. Ci ricorda che l'amore, quell'amore che si è svenato per noi, l'ha fatta la madre del bell'amore, la madre buonissima, la madre che non rimprovera, la madre che non condanna, la madre che non giudica. È bellissima quell'espressione. Io sono colei che amo, unicamente amo. Certamente il titolo di questa meditazione potrebbe proprio essere questa, no? Unicamente amo. Io non rimprovero, io non condanno, io amo, unicamente amo. Dovremmo ricordare queste parole. Ci sono dei passaggi degli scritti di Maria Valtorta veramente commoventi, che tra l'altro riprendono un pochino la dottrina mariana di San Luigi Maria Grignon da Montfort. Perché San Luigi insiste così tanto sulla consacrazione a Maria come mezzo, tra l'altro, privilegiato per arrivare a Gesù? Perché dice fondamentalmente una cosa: dice che Gesù è certamente l'amore stesso, è il nostro amico, è il nostro fratello, è il nostro salvatore. Ma Gesù, come sappiamo, è anche Dio, e in Dio c'è giustizia oltre che misericordia, c'è ira oltre che amore, questo ce lo dice la Sacra Scrittura. E per quanto il Signore Gesù, Verbo incarnato, sia sintonizzato fondamentalmente sulle frequenze dell'amore, ecco, questo lo si vede anche negli scritti di Luisa, a volte deve porre in essere le esigenze della giustizia, per motivi soprannaturali, divini, di riequilibrio di tante cose. Ecco, la Madonna in altri posti degli scritti di Maria Valtorta, in dei passaggi commoventi, a un certo punto le dicono, dice, ma se dipendesse da te, tu sei tutto amore e misericordia con tutti, se sei così, ma ci vorrà anche la giustizia, ci stanno delle persone che sono cattive, che sono impenitenti, che sono veramente inconvertibili, e ci vorrà anche la giustizia per questi. La Madonna risponde: sì,
ci vuole la giustizia. Però, per quanto mi riguarda, io voglio conoscere solo l'amore e la misericordia. La giustizia la lasciamo al nostro Signore. Questo è il senso di quello che dice, no? Questo perché per due motivi, a mio avviso. Primo, perché la Madonna è donna, ed è la donna con la D maiuscola. Se la donna fosse donna con la D maiuscola, senza offesa, però come auguri a tutte quante le donne che, se crederanno, ascolteranno queste povere parole, la donna è se stessa quando è l'incarnazione vivente dell'amore. Nella donna nasce la vita, non solo nasce la vita, nella donna la vita è nutrita, è allevata, è cresciuta. Una mamma, quando sente un figlio, io ormai sono diversi lustri che non sento più la telefonata serale, ciao, come stai? Che hai mangiato? Cioè, la prima cosa che una mamma chiede a un figlio, specie quando è fuori di casa, che hai mangiato? D'accordo? È una domanda sciocca, una domanda retorica, entro certi limiti. In quella domanda così apparentemente sciocca c'è la quintessenza del cuore di una mamma. La mamma è proprio è programmata, è strutturalmente, come dire, rivolta all'amore e alla conservazione della vita del figlio. La mia cara mamma mi raccontava, quando era ancora viva, la storia di un processo. Lei lo chiamava il brigante Giuliano, non so, io ripeto al pappagallo quello che lei mi raccontava. E si dice, insomma, non mi ricordo se quando lei era giovane o grande, però lei raccontava sempre che c'era un bandito, probabilmente siciliano, adesso non mi ricordo, insomma, un bandito che ne aveva fatte tutti i colori, il brigante Giuliano, mi è rimasta impressa questa cosa, che veramente ne aveva fatte di tutti i colori, e certamente lo catturano, gli fanno il processo, al processo lo condannano, al processo, a quanto mi raccontava la mia cara e spero santa mamma adesso, perché confido, e lei diceva sempre, si è alzata questa mamma in piedi e ha cominciato a strillare, a dire no, il figlio mio, beddo figlio mio, beddo figlio mio. E allora qualcuno gli dice, ma che te beddo figlio tu, questo è un criminale questo qui. Sì, è un criminale, ma è figlio mio. Ecco, in una donna, come dire, cioè, pensiamo queste cose che sono presenti anche in una donna che, poverina, era mamma di un brigante, no? E, per esempio, negli scritti di Maria Valtorta si vede il dramma, la tragedia, che fa proprio una compassione immensa di quella poveraccia della madre di Giuda. Noi non ci pensiamo, no? Tu pensa come può essere stata. Gesù ci ha pensato alla madre di Giuda e gli è apparso risorto alla madre di Giuda, poverina. Avece un figlio così, no? Ecco, quindi la Madonna è questo, evidentemente, ma portata all'ennesima potenza, è sfrondato di tutte quante le miserie e piccolezze umane. Quindi è donna, numero uno. Numero due, è strapiena dell'amore di Dio e lei si sente, come dire, la graziata per antonomasia. Anche questo si vede negli scritti di Maria Valtorta. Io profondamente amo questi scritti perché in alcuni passaggi, io dico sempre, fossero anche invenzioni, sono invenzioni ispirate. D'accordo? Perché se io mi immagino il cuore della Madonna, me lo immagino esattamente come l'ho trovato, come dire, rappresentato in questi scritti. A un certo punto dice, e io che merito ne ho avuto? Fra i miliardi e miliardi di anime che Dio ha creato, la mia è stata immacolata. Io, cioè proviamo a immaginare l'individualità di questa creatura, no? Lei non ha merito di essere stata creata,
né di essere stata pensata, né di essere stata fatta così bella. Certo, c'è un'immensità di meriti, perché con tutto il patrimonio che ha ricevuto dal Signore gratuitamente lo ha investito alla grande. Lei non lo dice di se stessa, glielo diciamo noi, glielo diciamo sempre troppo poco, no? Però se ci pensiamo, in fondo questa cosa, cioè la cosa più stolta che esiste per gli uomini è essere superbi. Io ancora non è che ci credo tanto, insomma, ogni tanto racconto certe cose della mia vita privata, insomma, no? Però è difficile ancora credere di essere sacerdote, lo so che lo sono, insomma, celebro la messa tutti i giorni, ma essere sacerdote è un dono talmente grande che io ancora mi chiedo, ma come mai il Signore l'ha fatto a me? Cioè, dico, eppure io sono sacerdote, ma senza alcun mio merito e senza... come mai io e non mio fratello, che è tanto più bravo di me, è tanto più buono di me, è tanto più bello di me? Non lo so, non lo sappiamo. E quindi che cosa succede? Quando uno è un graziato, ma piena di grazia, gli viene un cuore tenero, un cuore vero, pieno di misericordia, perché si vede quelli che sono anche tanto cattivi, ma dice, ma questo non è stato un graziato come me, quindi speriamo che il Signore lo faccia diventare buono, speriamo che si converta, speriamo che si salvi, chi lo sa che gli è successo nella vita, e tutte queste cose. Ecco perché le dice, io non rimprovero, io non condanno, io amo e unicamente amo. E posatemi nel grembo la testa malata. La testa malata fa sorridere la Madonna, non dice così. Noi abbiamo la testa malata, dice, io la guarirò. E qui si rivolge la Madonna non ai peccatori per debolezza, no? A quei poveri disgraziati, dice, voi non siete, io non mi sto rivolgendo a quelli che trascinati da peso di carne, con tutte quante le schifezze che si fanno in continuazione, dice, gli arriva una botta, una tentazione di quelle violentissime, e come un vento impetuoso cadete senza che vi sia nemmeno dato tempo e modo di reagire. La Madonna non sta giustificando, no? Ma purtroppo, ecco, questa monnezza è la piaga della razza umana. No, qui sta parlando di quelli che peccano, come dire, tenacemente, scientemente, ad occhi aperti, che rasentano, come le dice, il peccato che non sarà perdonato, il peccato contro lo Spirito Santo, cioè la negazione della verità conosciuta, che è uno dei peccati contro lo Spirito Santo. Ci negate la verità per farvi menzogne nefande. Venite da me, ci penso io. Basta che mi amiate, non ci riuscite ad amarmi, dite il mio nome, chiamatemi. Il mio nome sarà già miele alle vostre labbra attossicate. Negli scritti di Sant'Alfonso si legge che tanti peccatori veramente messi male si sono salvati per il rotto della cuffia, diciamo noi, nel linguaggio comune, per un mezzo miracolo, per un'Ave Maria recitata con fede. Chiaro che queste parole non vogliono assolutamente minimizzare la salvezza, né far pensare a nessuno, faccio quello che mi pare, poi dico un'Ave Maria e non me ne vado all'inferno. Questo non è fare uso buono e sano e santo delle parole che sto dicendo, né di quelle che ci sta dicendo la Madonna. Questo è trasformarle in veleno. Però ecco, quando ci sono delle situazioni veramente borderline, ecco, se si riesce magari a convincere una persona a dire anche col cuore una sola Ave Maria, ecco, forse quell'Ave Maria può essere il porto della salvezza, perché la Madonna fa miracoli, in forza del suo amore tutto ottiene dal Signore e vuole ad ogni costo la nostra salvezza. Chi si rivolge a lei, è molto difficile che non sia strappato dalla sua potenza, dalle grinfie di Satana. Lei ce l'ha detto, io il serpente ce l'ho sotto i piedi, ce l'ho sempre avuto lì sotto e da lì non si sposterà mai. Io ho vinto Satana, esso è sotto il mio piede, lo vince purché veniate a me. Ecco. E in questa settimana lei ci ha ricordato, guardate quanto pianto per voi, oltre a ricordare
compassionare e contraccambiare l'amore del bene di Gesù. Chi ama la Madonna faccia altrettanto con i suoi.